A fine ottobre il TAR della Lombardia ha rigettato il ricorso che avevamo presentato noi tre consiglieri insieme al Comitato Beni Comuni contro l'affidamento del servizio idrico a Brianza Acque. Il ricorso non è stato rigettato per una questione di merito, ma per una questione pregiudiziale. E quindi noi riteniamo che continuino a valere le nostre istanze, che sono state supportate anche da pareri dell'autority garante della concorrenza del mercato e del governo. Ma il TAR non ha solo rigettato il nostro ricorso, ci ha anche condannato al pagamento di spese. Sono 10.000 euro che dovremo pagare di persona personalmente. È importante sottolineare che il TAR della Lombardia non è entrato nel merito e che le spese che siamo chiamati a pagare non sono spese da rifondere alla comunità, sono le spese processuali che dobbiamo rifondere alle controparti. Noi siamo stati condannati al risarcimento di queste spese, come diceva Nicola, appunto perché siamo stati considerati soggetti non legittimati a fare ricorso. Non voglio entrare nel merito della sentenza del TAR, che non tocca gli elementi principali del motivo per cui abbiamo fatto ricorso. Noi riteniamo come consiglieri comunali e soprattutto come portavoce che fosse nostro dovere ricorrere contro quella che è una scelta illegittima. Il TAR non ha smentito questo, ha semplicemente detto che noi consiglieri comunali, il Comitato Beni Comuni di Monza e Brianza, i cittadini in generale, non possono fare ricorso e se lo fanno devono sostenere le spese processuali. Per questo motivo, proprio perché siamo portavoce e proprio perché come cittadini ci impegniamo direttamente nelle azioni che facciamo, vi chiediamo di versare un contributo, anche simbolico, sul conto corrente del movimento Monza e Brianza. Con questi soldi noi pagheremo le spese processuali, perché è nostra intenzione onorare questo debito che abbiamo e che il giudice ci ha imposto, anche se non vogliamo fermarci. Noi continueremo a portare avanti le nostre istanze, perché crediamo che con la nostra azione abbiamo già ottenuto qualcosa. Abbiamo sollevato un velo sopra questa situazione e abbiamo fatto in modo che Brianza Acque si mettesse nelle condizioni di migliorare il proprio assetto e quindi in qualche misura cercare di risolvere questa condizione di illegittimità. Ecco, per i vari aspetti di questa sentenza ce n'è uno che merita di essere sottolineato, che è un aspetto squisitamente politico. Se questa battaglia era la battaglia del Movimento 5 Stelle, ora è diventata la battaglia di tutti i consiglieri comunali. Infatti il TAR ha sentenziato che i consiglieri comunali non sono legittimati a ricorrere in quanto non sono in grado di dimostrare il danno personale, concreto e di diritto dovuto dall'affidamento del servizio idrico a Brianza Acque, quando un consigliere comunale non tutela un interesse personale ma un interesse collettivo e diffuso. Quindi diciamo che noi proseguiamo nella nostra battaglia perché vogliamo ridare gli strumenti ai portavoce, ai rappresentanti istituzionali locali contro degli affidamenti che possono avere sicuramente un aspetto sovracomunale, ma è un aspetto squisitamente comunale. Il servizio idrico, l'acqua pubblica, è infatti un servizio essenziale a livello locale. Proseguiremo quindi, analizzeremo tutte le convenzioni internazionali che stabiliscono gli strumenti di accesso alla giustizia e non ci arrenderemo.